tutte le indicazioni del brano che ci è stato regalato, si avvicina a tuo fratello Carlo Vito. Sì. E con un'aria di chi ha appena fatto un piccolo giro in paradiso ha detto: quello, purro salmone. Buongiorno Cagliari, edizione Natale 2009, e qui alla fiera ospiti della provincia Brunduce che ci ha voluti, caro amico mio, qui per festeggiare il Natale. Esatto. Mi sembra il minimo. Questa è inutile festa, no, ancora trasciniamo nonostante il mondo sia andato avanti, abbia scoperto le particelle subatomiche, noi ancora alla grotta di Betlemme. Andiamo avanti così, fate voi. Si scrivono al 340, vi possiamo lanciare anche sms incisi su dei souvenir, dicono Federica, grazie. Volete? Ci si stampino in faccia, grazie. Tanti sms, li devo assolutamente selezionare. Va bene, sui professori, come da tradizione mamma tigre ha fatto la sarfatta con le sue manine, crostate e tartine per il pingo, scelti rogo, zovicioccus, ci scrivono. Cronano gli acquisti natalizi anche ad Arcore, aumenta solo la vendita di cannucce. Politico d'ora in poi abbia il diritto d'essere stupido. Ma pensiamo a questo, pensiamo. Dopo che la classe politica fa che ci ha preceduto. Non urli. E non ci riescono diversamente. Dopo che la classe politica che ci ha preceduto ci ha levato paura a noi. Una smart Swarovski, tutta piena di prende, di cosa? E me l'hanno rubata. No. E me l'hanno rubata. E lei gli ha detto, adesso me ne compri un'altra. Peggio per te che me l'hanno rubata. E lei mi ha detto, ma non ne ho colpa. E gli ho detto, scusa, come ti chiami? Perché mi dimentico tutto. Questo è l'ingolamento politico, perché sì. Quando si tratta di invocare l'indipendenza, bisogna avere una specie di mancamento di... E andare un pochino sotto così. E allora bisogna fare, cosa ci fa con la bambina che bisogna riunirci tutti quanti a fare come quando era venuto Dario Fo. Sì. Tutti quanti a fare una grande cosa così, oppure occupare il teatro Massimo, sì. Occupare i presidi dello spettacolo borghese. Ah, così. E riprendere così. L'importante è non uscire da Cagliari. Che se mi si dice se facciamo la lotta politica e torniamo, l'imbarbazza è l'ultimo. Mi iscrivo a Forza Nuova. No. Io sono, c'ho un enfisema non dannoso. Nella risata mancava la pagina dell'enigmistica. Sì. E chi la fa, e chi non la fa, e chi la fa, e chi non la fa. Alla fine l'enigma consiste nel cercare di capire i tacciretti bollantanai come scrivono gli articoli normali. Questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è che ci sia passato il push. Certo. E ci scrivono. Bellissima, chi l'ha portata la playlist? Ma l'hanno portata loro, l'Armeria dei Briganti, che un altro brano dell'Armeria dei Briganti, perché privarcene? Ha tutto la papaya a tutti, sono per un concerto, chissà perché che non si fa in musica, venire sempre questo con sta viana da del piano a pa, però ho tutto la papaya, questo futti l'angio, sono in tirammi, sai quanto siete che non mangiate? Uno sto ufficio, ma poi si dice non si tu legge.
di nascosto le fumavo, quel primissimo peccato, ma fregato l'esistenza, condannato a non fumare, condannato all'astinenza. Fumero, fumero, lo vedrete appena cresco, faccio l'intercezionale, ignorisci più che riesco. Fumero, fumero, avrò il pizzo di stivali, un maglione dentro i jeans e un po' però gli occhiali. La grande mi chiedeva il mio dottore, sono due risoluzioni, l'ho portato il curatore. Stelle di Natale che hanno delle foglie che veramente... No ragazzi, incredibile! Le cose, trasmissioni, la sarfata di Cozza, subito una ninfa qua... Attenzione. Un applauso! Essere Cozza gratinata questa! Essere Cozza, essere nella mente, come dire. Vediamo anche di Armeria? Che venga scavato proprio una specie di faglia di Ciandandoni all'uscita di Osci, sì. Di Osci, di Dischi, tutti quelli che non riescono a dire dove i dischi non possono scavalcare, con coccodrilli di latte dolci, con coccodrilli di latte dolci, perché vedere, io ve lo giuro, vedere tanti negri così davanti è una vista cartaginese, glielo dico, perché il momento è cruciale. Sì. È vero che a marzo le conferiscono. Non lo dica neanche, mi fa schifo a tutti. C'è scritto, però, guarda, mi fa te la faccio vedere. La laurea honoris causa. Allora, io non ho mai, dalle mie parti, cercare la mamma e la sorella è un'offerta sanguinosa, ma sono pronto a troncare anni e anni di rispetto. Se chi ha detto questa cosa è presente, dopo ci vediamo e la regoliamo la UBI, mai più venga detta una cosa del genere, perché la laurea honoris causa è sempre una laurea disonoris causa, giusto? Perché non solo le patate te la danno, a sfregio te la danno, così, ha capito? Riconosceva questi, l'Armeria dei Briganti, riconosceva? Ma... guarda, scusa che la giro, l'idea che mi propongo, che mi espongo, che mi spingo a considerare è l'unica possibile alternativa all'ordigno nucleare. La soluzione semplice e rimedio è senz'altro in quanto elementare. Se invece ad ammazzarci limitassimo semplicemente imbarazzare, l'idea all'apparenza può sembrare certo perlomeno un po' più sbracca, scusando il gioco di parole, lo sgancio della bomba cacca, ma da te spremi ora